Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia e per chiederti con lo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto alla tua mano materna, guidare tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e, come mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più è sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Saggio sulla Divina Volontà, volume 16, 19 marzo 1924. Luisa scrive: mi stavo fondendo nel mare immenso del volere divino ed il mio dolce Gesù mi ha detto: figlia mia, benedico il tuo cuore, i tuoi palpiti, i tuoi affetti, le tue parole, i tuoi pensieri, fino al tuo più piccolo moto.
affinché tutti con la mia benedizione restino investiti di una virtù divina, in modo che entrando nel mio volere portino con sé, in virtù della mia benedizione, questa virtù divina ed abbiano il potere di diffondersi in tutti, darsi a tutti e moltiplicarmi per ciascuno, per darmi l'amore, la gloria, come se tutti avessero la mia vita in loro. Perciò entra nel mio volere, penetra tra il cielo e la terra, gira per tutti. Il mio volere è luce purissima, e questa luce contiene l'onniveggenza, il passaporto per poter penetrare nei più intimi nascondigli, nelle fibre più segrete, nell'abisso delle profondità e nello spazio delle altezze più alte, onde metti in giro nella mia volontà i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene, tutto il tuo essere. Non lasciare nulla in te stessa, affinché col passaporto della luce della mia volontà, con la mia virtù divina, entri in ogni atto di creatura e moltiplichi la mia vita in ciascuna di esse. Oh, come sarò contento nel vedere che la creatura, in virtù della mia volontà, riempie cielo e terra di tante mie vite per quante creature esistono. Ond'io, continuò Lisa, mi sono abbandonata nel volere supremo e girando in esso facevo scorrere i miei pensieri, le mie parole, le mie riparazioni in ciascuna intelligenza creata ed in tutto il resto dell'operato umano. E come facevo i miei atti, restava formato Gesù. Oh, come era bello ed incantevole vedere tanti Gesù, dovunque passava il passaporto della luce dell'eterna volontà. Volume 17, 2 ottobre 1924. Il mio amabile Gesù mi ha detto: prostrati innanzi alla nostra Maestà Suprema ed offri le tue adorazioni, i tuoi omaggi, le tue lodi a nome di tutti, con la potenza della nostra volontà, con la sapienza e con la volontà del nostro amore supremo. Così sentiremo in te la potenza della nostra volontà che ci adora, la sapienza della nostra volontà che ci glorifica, l'amore della nostra volontà che ci ama e ci loda. E siccome la potenza, la sapienza e l'amore delle tre divine persone sono in comunicazione con l'intelletto, memoria e volontà di tutte le creature, sentiremo scorrere le tue adorazioni, gli omaggi, le lodi in tutte le intelligenze delle creature, che levandosi tra il cielo e la terra ci faranno sentire l'eco della nostra stessa potenza, sapienza, amore, che ci adora, ci loda e ci ama. Adorazioni più grandi, omaggi più nobili, amore e lodi più divine non puoi darci. Nessun altro atto può eguagliare questi atti, né darci tanta gloria e tanto amore, perché vediamo aleggiare nell'atto della creatura la potenza, la sapienza e il reciproco amore delle tre divine persone. Troviamo gli atti nostri nell'atto della creatura. Come non gradirli e non dar loro la supremazia sopra tutti gli altri atti? Bene, di nuovo qui Gesù fa una lectio magistralis sui prodigi del divino volere, sugli effetti del divino volere, usando delle immagini molto belle che possiamo anche custodirci e provare oggi un po' di più a penetrare nella logica molto profonda e tutta spirituale del compiere gli atti nel divino volere. Qui se ne parla di due: gli atti personali, i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene, tutto il mio essere, mettili in giro, tutto il tuo essere, mettili in giro nella mia volontà. E più sotto, nel secondo brano, i tuoi omaggi, le tue lodi a nome di tutti, le tue adorazioni, offrile prostrati innanzi alla nostra Maestà Suprema, sempre nella nostra volontà, nella sapienza e nella volontà del nostro amore supremo. Nella seconda parte, o meglio nel secondo scritto che abbiamo letto, Gesù fa comprendere un fondamento molto importante di questo agire. E è fondamentale che noi comprendiamo queste cose, perché senza la comprensione e la conoscenza
non si capisce niente di questi, e quindi non si riuscirà facilmente a compiere gli atti. Ma gli atti sono la cosa più importante della vita di un volere. Lui si dice: come facevo i miei atti, restava formato Gesù e quindi moltiplicato in tutte le creature, tante quante ne esistono, ne esistevano e ne esisteranno. Allora, anzitutto bisogna entrare, fondersi. Abbandonarsi al volere supremo. Ecco, l'atto preventivo ci aiuta un pochino, no? Si passa dalla frase semplice: divina volontà, io mi fondo in te, viene divina volontà a fondermi in te, per entrare, e poi si può particolareggiare. Vieni divina volontà, fondo i miei occhi nei tuoi. Vieni divina volontà, fondo la mia mente nella tua, fondo il mio cuore nel tuo, fondo le mie mani nelle tue, fondo i miei piedi nei tuoi. Quindi si possono fare anche queste cose, no? Più intensamente compiamo questo gesto, ecco, più questo diventa realtà nella nostra vita. Fermo restando che non c'è fusione con la divina volontà se in noi c'è il peccato, facciamo sempre attenzione a non applicare, come tante volte ho detto, in maniera semplicistica questi divini insegnamenti. Ricordiamo sempre che il cammino della divina volontà è per tutti ed è semplicissimo per certi aspetti, ecco, facilissimo. Ma è facilissimo per le anime che sono già incamminate nella via di Dio, che lo cercano, che lo amano. Ecco perché io ho sempre detto che a mio avviso la consacrazione totus tuus è propedeutica per la consacrazione alla divina volontà. Perché non si può fare la consacrazione totus tuus e non si deve fare se non c'è una volontà ed una risoluzione ferma di tendere alla santità e di farlo con Maria e per mezzo di Maria. Alla santità, perché nella consacrazione totus tuus ci si dona a Maria come schiavi. Ecco, allora, onde capire, diciamo, un prerequisito di questa fusione. Allora, se stiamo in peccato, ce la sogniamo la fusione con la divina volontà. Anzi, sarebbe semplicemente una bestemmia, un'offesa a Dio, perché la divina volontà non si fonda con un corpo schiavo del peccato, immaginiamo un lussurioso, o con un'anima lordata anche da peccati gravi spirituali, ecco. Come per esempio, ecco, una maldicenza grave su un ministro di Dio, su un vescovo, su un papa, ecco. Oppure andare a rivelare una cosa molto molto brutta del prossimo, oppure dire una volgarità, una parolaccia. Qui non c'è fusione con la divina volontà prima del sacramento della confessione. In ogni caso, nella vita, nella divina volontà, queste cose non dovrebbero essere, no? È evidente poi che qui si parla del massimo, cioè il fondersi con la divina volontà e compiere questi atti significa sublimare, portare ad un livello soprannaturale. Questo è un concetto, a mio avviso, molto fondamentale, una base che già ci deve essere. Ma quando uno fa la consacrazione totus tuus, noi sappiamo, no? Come disse Gesù al giovane ricco, per entrare nella vita devi osservare i comandamenti. Quindi i comandamenti non ci sono santi. Santa Teresa d'Avila diceva: se vuoi andare in paradiso devi vivere in grazia e osservare i 10 comandamenti. Non ci sono dispense dai 10 comandamenti, per nessuno. Però diciamo, quindi se si infrangono i 10 comandamenti, si va al di sotto del livello minimo del bene, che è quello che si chiama in morale il lecito. D'accordo? È lecito andare a messa solo la domenica e non anche nei giorni feriali, tanto per fare un esempio? Sì, è lecito, perché il terzo comandamento obbliga a partecipare, obbliga, sotto pena di peccato grave, a partecipare alla Santa Messa la domenica e alle feste comandate.
Quindi se io non vado a messa nei giorni feriali commetto peccato? No. Però noi capiamo subito che se uno ha fatto la scelta della santità e può andare a messa o tutti i giorni o comunque anche se non tutti i giorni, più volte a settimana e non ci va, quella scelta verso la santità è una scelta tarocca, è una scelta fasulla. Perché tu non puoi diventare santo se non hai una grande forza sacramentale. Per fare la comunione, che cosa bisogna essere? Basta essere in grazia di Dio, quindi è lecito accostarsi alla comunione se è anche un mese che non mi confesso, per esempio, sto parlando di lecito, e come insegna la Chiesa, non sono cosciente di alcun peccato mortale? È lecito farlo? Sì, che è lecito. Pecco se lo faccio, se sinceramente non sono cosciente di nessun peccato mortale, attuale, no. Però noi sappiamo che la confessione frequente è propedeutica alla comunione frequente. Poi dice, sono obbligato in confessione a confessare i peccati veniali? No. La Chiesa dice di no. Si è caldamente raccomandati a confessare i peccati veniali, ma non obbligati. E le imperfezioni? Meno ancora. E le tentazioni meno ancora, e le omissioni alle virtù meno ancora. È chiaro però che se io voglio raccogliere molti frutti da questo sacramento, non aspetterò di fare un peccato mortale per andarmi a confessare, no? Lo farò con frequenza, lo farò bene e lo farò spesso e così via, no? Quindi diciamo che per fondersi alla divina volontà, oltre che compiere questi atti, c'è una condizione ostativa assoluta che è il peccato. E certamente il grado di fusione con la divina volontà che ha una persona che, come dire, limita la sua vita di unione con Dio all'ambito del lecito, quindi non faccio niente di molto grave, di molto male, è un po' pochino, capite? Cioè la fusione con la divina volontà trova il suo habitat ideale in un'anima che ha già fatto una scelta verso la santità, quindi non si ferma al lecito, raggiunge il buono, e dopo aver raggiunto il buono non si ferma al buono. Tende verso il migliore e dopo aver raggiunto il migliore non si contenta, ma punta all'ottimo. D'accordo? Per gli esempi che ho fatto, l'ottimo è la messa quotidiana, la comunione quotidiana e la confessione ogni 8 giorni. O anche prima, se uno sente il bisogno dell'assoluzione, senza con questo mettere in mezzo alla strada il sacramento, quindi ridurlo a una chiacchierata oppure indulgere agli scrupoli, no? Il massimo è questo. Ed è chiaro che la fusione con la divina volontà trova l'habitat proprio in un'anima che già cerca di fare la volontà di Dio non soltanto in quello che non è comandato, che è comandato sotto pena di peccato, ma anche in altro, no? Questo è evidente, però ogni tanto è bene ricordare queste cose. E quindi non pensare, insomma, che questo sia un mondo magico, ripeto, che basta fare qualche atto e uno diventa santo. Gli atti sono importantissimi, ecco, ma l'atto presuppone un'anima che è già sotto l'aspetto della grazia, ecco, unita a Dio e ben saldamente unita. Detto questo, allora perché è evidente, no? Dice. Metti in giro la mia volontà, i tuoi pensieri, le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene, tutto il tuo essere, no? Ma in giro nella divina volontà, che pensieri si mettono? Si mettono pensieri buoni o pensieri quantomeno indifferenti, no? Tipo il pensiero, non lo so, ecco, mi prude la gamba, mo adesso mi do una grattata. Ecco, questo è un pensiero completamente indifferente, no? Si può portare questo nella divina volontà? Si può portare nella divina volontà e come? Perché è un pensiero indifferente, di un'anima però che fa pensieri indifferenti perché è ancora sul pianeta Terra, d'accordo? Ma ordinariamente fa pensieri nobili, elevati, no? Le tue parole, i tuoi palpiti, le tue pene. Facendo questo, allora, questi pensieri entrano buoni nella divina volontà, attenzione, perché il processo, questo bisogna capirlo molto molto bene, no? Quindi tutte quante queste cose o buone o indifferenti,
entrando e fondendomi nel divino volere, io le metto, attenzione però, come atti umanamente divini e divinamente umani, capite? Cioè, c'è il concorso nostro. E perché poi quegli atti ridiscendono, diciamo così, per farci capire dal divin volere in tutte le creature, come atti nostri buoni divinizzati. Quindi in ciascuna intelligenza creata si forma l'operato di Gesù, che prende però attualmente i miei atti, li fonde ai suoi e li restituisce. Fusi con i miei in tutte le creature attraverso la divina volontà. Quindi ancora più bello, prostrati innanzi alla nostra Maestà Suprema e offri le tue adorazioni, i tuoi omaggi, vedete, le tue lodi a nome di tutti. Allora, questo per dire che i nostri atti diventano atti divini, no? Però, perché ci capiamo, si tratta dei nostri atti buoni. Ecco perché anche quando si parla di volontà umana bisogna sempre fare dei distinguo, no? La volontà umana esecrabile, detestabile, non è quella per mezzo della quale operiamo, perché se non avessimo la volontà non saremmo esseri umani, non saremmo uomini, d'accordo? Saremmo animali. Che agiscono in funzione di programmi predefiniti da cui non si possono discostare, no? Il problema è orientare questa volontà umana verso il bene, che è il primo step, no? Pace in terra agli uomini di buona volontà, capite? Perché ci può essere la volontà umana, per volontà umana, in una certa, diciamo così, accezione, noi potremmo anche dire non volontà umana. La volontà cattiva, ecco, che è la stessa cosa in questa accezione, no? Oppure possiamo dire buona volontà. Di questi uomini Gesù dice pace in terra agli uomini di buona volontà. Perché adorare Gesù, omaggiare Gesù, lodare Gesù sono atti buoni. È chiaro che io che compio prostrato, adesso diremo qualcosa su questo. E a nome di tutti, con la potenza della mia volontà, che succede? Che li porto, li spando, li faccio scorrere dove? In tutti i cuori degli uomini, in tutti quanti gli intelletti degli uomini, in tutte quante le volontà degli uomini, perché tutti, attraverso questo mio atto, portato in loro, attraverso il canale soprannaturale, il passaporto, dice Gesù, si entra dappertutto con la divina volontà. Quindi rende la riparazione dovuta per tutte quante le adorazioni negate, gli omaggi negati, le lodi negati al Creatore, ecco, e al tempo stesso accelera l'avvento del regno della divina volontà sulla terra. E attenzione, questo fondersi va anche a vantaggio di chi compie questo atto, perché adorazioni più grandi, omaggi più nobili, amore e lodi più divine non puoi darci. Nessun altro atto può eguagliare questi atti. Perché vediamo alleggiare nell'atto della creatura la potenza, la sapienza e il reciproco amore delle tre divine persone. Una parolina, prima di concludere, sul prostrati innanzi alla nostra Maestà Suprema. Noi sappiamo che oggi nella vita cristiana c'è una grossa crisi di prostrazione, io oserei dire. Gli uomini rifiutano, ecco, di umiliare il proprio corpo davanti a Dio, di soffrire un po' e di stare in ginocchio. Io vedo in giro gente che si fa la comunione e che torna al posto e si mette tranquillamente seduta come se niente fosse. Vedo gente che durante l'adorazione, durante la consacrazione osa stare in piedi, che lì c'è proprio da dire Padre perdonali perché non sanno quello che fanno. Vedo gente che entra in chiesa ed è già un miracolo se si fa il segno della croce.
ma mai il gesto doveroso di andare a cercare l'Eucaristia e subito c'è un flettere dinanzi a lui. Allora, su questo i figli della Divina Volontà non è che devono essere esemplari, ma di più. Perché l'amore divino che noi abbiamo verso la Santissima Trinità, che è un amore folle, un amore ardente, ma è appunto un amore divino. Quindi un amore divino che non dimentica che il destinatario del nostro amore è Dio. Anzi, lo sa molto bene. E quindi l'amore non esclude affatto l'adorazione dovuta, anzi, la richiede proprio perché è amore divino. E su questo mi permetto di dire che i figli della Divina Volontà devono distinguersi, non per superbia, ma ovviamente per logica conseguenza di quello che vivono e intendono vivere. Devono essere di buon esempio, non devono assolutamente vergognarsi di nulla di nessuno. Perché noi dobbiamo vergognarci quando usciamo dalla Divina Volontà e facciamo la nostra, non certo quando rendiamo al Signore l'adorazione, la gloria, l'onore che gli è dovuto, no? Ancor più che uniti alla Divina Volontà, queste scorrono per tutti quanti gli esseri umani e probabilmente, no, probabilmente, e riparano per tante situazioni. Io vedo. E a me è sempre sembrato che questa, diciamo, grossolanità, a volte proprio eccessiva, nei confronti di Dio, sia una delle piaghe dei nostri tempi, no? Anche lì, a volte parlando con le persone, si vede, no, d'estate, proprio la mancanza assoluta di rispetto che c'è per il luogo sacro, voglia mettere cartelli, no? Si è completamente perso il senso. Anche qui, vedete, come si veste, come si concia un figlio della Divina Volontà, uomo o donna che sia. Cioè la santità è sempre consistito, cioè nel muoversi verso la perfezione. Non dobbiamo avere paura di usare questo termine. Allora, non parliamo sempre delle donne, parliamo degli uomini. Sta bene che un uomo entri in chiesa in bermuda e scarpettine, o in bermuda e in ciabatte? Evidentemente no, ma molti vanno anche a farsi la comunione in questo modo. Ma facendo uno step successivo, no, nell'ambito del discorso, sarebbe lecito per un uomo andare in giro così, magari in posti tipo al bar o cose di questo genere? Sì. Al bar in un Bermuda, ecco, ci si potrebbe forse anche andare, no? Ma questa è una cosa ottima? Non sarebbe più gradito alla Divina Volontà che anche per andare al bar uno conservasse sempre, come dire, un certo decoro, anche un certo buon gusto, no? Anche un certo rispetto per il proprio corpo, no? E anche un certo spirito di mortificazione, perché se io non è che devo andare in giro d'estate col soleone, con lo smoking, no? Quindi certamente vestiti in maniera, come dire, conforme allo spirito dei tempi, però se mi metto una polo, anche a mezze maniche, e un paio di pantaloni freschi, è sicuramente più decoroso che andare in giro in bermuda. E se mi metto la giacca, io ho conosciuto persone che per amore di Gesù, non per vanità, fanno questo, è uno spirito di mortificazione ancora più grande, no? Questa è una meditazione un pochino estiva. Cioè, per i figli della Divina Volontà, la cantilena fa caldo, fa caldo, fa caldo, fa caldo, e quindi tutti quanti gli escamotage per andare a illudersi di eludere il caldo. Non esistono. Quando fa caldo, io continuo a vestirmi come ritengo che Gesù gradisca al massimo che vada vestito, se voglio essere un autentico figlio della Divina Volontà. E
e se c'è un po' di caldo, mi fondo con la divina volontà e offro questa piccola penitenza in riparazione dei molti che in nome della fuga dal caldo ne fanno di tutti i colori. Capite? È chiaro che queste cose dice, è obbligatorio, ma nel mondo della divina volontà mi ricordano in mente anche le parole di Don Dolindo Ruotolo, nel mondo della divina volontà non esiste, è obbligatorio, cioè è più perfetto, dobbiamo imparare a chiederci, è cosa più gradita al Signore, è cosa che assomiglia di più allo stile di Gesù o allo stile di Maria? Punto interrogativo. Per esempio, per il vestire, gli uomini devono avere come modello Gesù e le donne come modello Maria. No. Ecco, questo perché siano sempre molto chiare alcune coordinate essenziali di questo mirabile cammino, no? Che, ripeto, è una sublimazione, una elevazione all'ennesima potenza di una base, però, di vita di grazia ordinaria, tendente alla perfezione, che deve esserci. Altrimenti, ha voglia di dire, ma io sto facendo gli atti, la vita è sempre uguale. Dico, sì, bisogna vedere che atti stai portando alla divina volontà. Se gli portiamo sempre gli scarti, oppure immaginate, no? Un mazzo di fiori appassito, ma che ce fa la Divina Volontà? La Divina Volontà si porta un bel mazzo di rose rosse appena comprate, fresche e buone, quindi il massimo, no? Le primizie delle nostre azioni. Va bene, facciamo un pochino di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O Divina Maria, insegnaci ad avere sempre un grande sguardo contemplativo in te, in forza e in virtù della consacrazione Totus Tuus che ci chiede di vivere imitando le tue virtù e quindi di tendere ad una grande perfezione di santità che ha caratterizzato la tua vita terrena, no? Questo non vuol dire, come sappiamo, fare cose grandi. Ecco, ma vuol dire fare tutto divinamente e portare anche le cose molto semplici che Dio vuole da noi, come le attività più comuni, e dentro l'orizzonte del divino volere. Ma significa anche però eccellere nelle virtù che sono state le tue grandi virtù, l'umiltà, la carità, la dolcezza, la fede, la speranza, la fortezza, la temperanza, la giustizia. Aiuta i nostri cuori a comprendere l'importanza di una ferma risoluzione determinata e irrevocabile in un cammino serio di santificazione e che questo possa trovare il suo compimento, il suo habitat, nella via del Divin Volere, che è stata la tua via e che è la via che tu vuoi sia dei tuoi devoti. Come pensiero per oggi possiamo ricordare l'immagine della volontà di Dio come passaporto, quindi strumento che ci apre le porte di tutto il creato, ci fa entrare
per santificare dovunque. E ricordiamo anche le considerazioni fatte in tema dei prerequisiti necessari per la fusione con la Divina Volontà, che è un cammino di santità serio, scelto, coscientizzato, liberamente assunto e perseguito, anche a costo di rinunce e sacrifici. Divina Maria, guidaci nella via della santità vera. 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 Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello della te divina persona affinché tu risorga dal tuo decadimento e rivela in divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza restituendolo sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunica di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale, di chi ti ha benedito ad ogni bene e virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio e il mondo della carne. Insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu riceva tutte benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché tu resti come un abissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti. Ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.